Questo programma è offerto da Daniele Emanuele, benvenuti al nono appuntamento in stagione di Sport Up. Si è giocata ieri la nona giornata del campionato di Serie D, girone D che ha visto il Rimini espugnare il campo del Romeo Neri per 5-2 contro la Vigor Carpaneto, una partita molto bella che ha messo in vettina l'attaccante Bonaventura. Con la collaborazione di Romagna Sport adesso andiamo a vedere risultati e classifiche dopo l'ultimo turno. Aquila Montemarchi Molese 1-2, Castelvetro Villabiaggio 0-1, Correggese Lentigione 0-0, Fiorenzuola San Maurese 1-0, Pianese San Giovannese 0-1, Rimini Vigor Carpaneto 5-2, Romagna Centro Tutto Cuoio 0-1, Sasso Marconi Forlì 1-2, Sporting Trestina Mezzolara 1-3, San Sepolcro Colligiana 3-2. Passiamo adesso alla lettura della classifica. Villabiaggio al comando a quota 21, seguono Fiorenzuola e San Giovannese a 20, Rimini, Lentigione 18, Imolese, Montevarchi 16, Forlì 15, Sasso Marconi, Romagna Centro 13 punti, San Sepolcro 12, Tutto Cuoio 11, Pianese, Colligiana 10 punti, San Maurese 8, Vigor Carpaneto, Sporting Trestina, Mezzolara 7 punti, Correggese 5, Castelvetro 4. Entriamo in studio perché adesso andiamo a vedere il primo servizio dedicato alla partita del Rimini, che ha ottenuto una vittoria importante per 5-2 contro il Carpaneto. A Viserbella trovi l'Adriatico, il più antico ristorante e pizzeria che offre la migliore ospitalità romagnola. Tra le specialità pesce freschissimo di eccellente qualità, selezionato dai migliori fornitori. Carni di primissima scelta, pizze giganti e ricche di ingredienti freschi di stagione, realizzate con un impasto ad alta digeribilità. Dalla pizza alla tagliata di manzo, passando per gli antipasti di pesce, provando tutti i veri sapori delle specialità mediterranee. Ti aspettiamo anche per l'Happy Hour, un aperitivo fatto in casa con una ricetta speciale. Ristorante, pizzeria, bar Adriatico a Viserbella, in via Porto Palos 64, info 0541 72 15 55. Dopo la vittoria esterna contro la capolista Villabiaggio, il Rimini torna a fare la voce grossa in campionato tre giorni dopo, liberandosi con una cinquina dell'ostacolo Carpaneto, che nonostante la doccia fredda recata al pubblico biancorosso dopo i soli 4 minuti, non riesce a tenere testa a Rimini, che indemoniato trova come principale protagonista Bomber Bonaventura, autore di un poker di tutto rispetto. Nel mezzo la rete di Guiebre, a rientro dopo la squalifica, ma devastante come pochi. Proprio Guiebre in avvio di gara ruba palla sua tre quarti, tocco per Bonaventura che spara dal limite, ma Errea blocca senza problemi. Un giro di lancette e il Rimini è nuovamente in avanti, lancio di petti per Allotti che arriva sul fondo da destra, palla al centro dove Cicarevic anziché tirare cerca il passaggio e la sfera si perde sul fondo. Nel momento migliore dei Rimini il Carpaneto passa, al quinto Petti perde palla malamente al limite dell'area cercando il dribbling su Rossi, Rossi serve proprio Rantier che solo davanti a Scotti non può fallire, 1-0 e Neri ammutolito. I tifosi iniziano a protestare, ma la pazienza si sa è una virtù rara che non tutti hanno, ma fortunatamente il Rimini al 14° trova il pari. Angolo dalla parte opposta, Bonaventura sale in cielo, stacca il pallone nella propria area, innescando un contropiede micidiale dei biancorossi con Guiebre e Allotti che triangolano. Retroguardia del Carpaneto sguarnita, Guiebre si presenta da solo davanti a Herrera e lo batte con un perfetto rasoterra di sinistro. 1-1 e palla al centro, ma anche per Abdul la gioia è incontenibile, finalmente protagonista come da passato recente. A questo punto finisce qui la gara del Carpaneto perché Rimini vola sulle ali dell'entusiasmo. Se non fosse per Herrera il pareggio sarebbe già saltato, miracoloso sul tiro di Variola e poi sulla ribattuta, sul tentativo di Bonaventura. Preludio al gol, tra il dire e fare c'è di mezzo la concretezza del solito Viti che vola sulla destra con Bonaventura che anticipa il diretto marcatore girando il pallone di testa alla destra dell'impotente Herrera. 2-1, sorpasso compiuto e terzo gol in tre giorni dell'Ariete biancorosso. Al 36° Rantier, uomo di maggiore qualità del Carpaneto, deve abbandonare il campo. Entra al suo posto Terranova. Proprio quest'ultimo fa in tempo ad assistere all'ennesima ripartenza dei padroni di casa, che termina con l'atterramento di Allotti in area di rigore ad opera di Foggiazza, che viene puntualmente ammonito.
Dagli 11 metri, Buonaventura spiazza Herrera per i 3-1 del Rimini, 4 centro in 3 giorni per l'attaccante biancorosso. Il Carpaneto tenta una timida reazione, favorito da Rimini che si specchia ma si addormenta, qui Scotti ci mette una pezza chiudendo sotto Interri e poi respingendo il nuovo tentativo ospite di pugno. Squadra a riposo sul 3-1. Nella ripresa Rimini perde Variola, successivamente sarà la volta anche di Claudio Cola, ma al quinto è Scotti ad evitare che si riaprano i giochi deviando i corner, una pericolosa conclusione di Colla. Ancora Carpaneto in avanti, azione manovrata ma Franchi pretende un po' troppo non inquadrando il bersaglio. Al 19esimo arriva il poker del Rimini, all'otti taglia il campo da sinistra, doppia finta di Ambrosini e Buonaventura, palla ambiti sulla destra, tiro respinto da Herrera e sulla ribattuta si avventa Buonaventura infilando il personale tris, 5 reti in 2 giornate e abbraccio meritato da parte dei compagni. Ma Buonaventura è irresistibile, 3 minuti più tardi realizza anche il poker personale, il sesto gol in 2 giornate. Altra mareggiata biancorossa in ripartenza, Lotti se ne va a sinistra e spara in diagonale. Herrera non trattiene nemmeno stavolta e sul pallone c'è sempre lui, Alex Buonaventura, che firma il 5-1. E chi vive in questo caso di pane, calcio e Rimini, come il giornalista Cristiano Cerbala, non poteva far altro che ricordare a Buonaventura che... puntini puntini... Comunico ufficialmente che sei il quinto marcatore della storia del Rimini. Ma è una soddisfazione enorme, ecco. Diciamo che quelli che mi sono davanti hanno fatto anche dei campionati molto più importanti, però è motivo di orgoglio, ma allo stesso tempo è motivo per continuare a lavorare così. Nel finale, ne è entrato Ambrosini, chiama all'apparato il portiere Herrera, mentre dall'altra parte il Carpaneto è desideroso di mostrare che non sia venuto in vacanza o in gita turistica a Rimini. Petti a terra Terranova con qualche dubbio, il tocco sembra non esserci. Dagli 11 metri Franchi sigla il secondo gol, dimezzando una distanza che si faceva sempre più ampia, anche se nel finale l'altro neoentrato Di Stefano si divora così il gol del 6-2, ma poco importa. Da questa sera questo uomo, criticato 10 giorni fa, viaggia solo per la sua strada, senza neppure girarsi, ha imboccato quella del successo. Buona fortuna e occhio a non diramare mai. Dopo le critiche ricevute, se così vogliamo dire, dopo per l'appunto la sconfitta immediata con la San Giovannese, il Rimini ha ottenuto 6 punti nelle ultime 2 gare, battendo tra l'altro la capolista. Nel dopogara abbiamo ascoltato ai nostri microfoni il tecnico Simone Muccioli. Sì, no, sicuramente i ragazzi sono stati bravi, anche perché avevamo approcciato la partita nella maniera giusta e ci siamo trovati sotto per un errore di Alessio, che poi ha fatto secondo me una partita buonissima, quindi insomma mi dispiace per quell'errore. Poi non abbiamo avuto fretta, non ci siamo fatti prendere dall'ansia, abbiamo continuato a gestire palla, reiniziando senza forzare le giocate a parte in qualche occasione, fino a che non siamo riusciti a sfondare. Poi insomma diciamo che siamo stati anche fortunati, perché abbiamo pareggiato su diciamo una ripartenza dove ci hanno lasciato un 2 contro 1 proprio a Arlotti e a Guiber, che insomma con la velocità che hanno, quindi insomma siamo riusciti a sfruttarlo nella migliore delle maniere. Poi abbiamo continuato a giocare e insomma non ci siamo fermati, quindi sono molto contento per i ragazzi, perché comunque se lo meritano, perché lavorano e la squadra secondo me è già da qualche domenica che sta crescendo, partendo dalla partita con la San Giovannese dove secondo me per un'ora avevamo fatto bene, domenica abbiamo fatto bene, oggi abbiamo fatto bene, quindi chiaro che non possiamo pensare troppo alla bella partita che abbiamo fatto oggi, perché fra 3 giorni si rigioca e quindi già da stasera pensiamo alla San Maurese domenica. No, vabbè, io insomma penso che alla fine è chiaro che non tutte le partite riesci ad esprimerti come vorresti, però quello che in cui stiamo crescendo è nella consapevolezza e nella voglia di dimostrare che siamo squadra in tutto e per tutto. Quindi secondo me oggi abbiamo fatto una buona gara e la cosa che per me è più importante è proprio la continua crescita che abbiamo, appunto. Diciamo che nel palleggio e nel non forzare le giocate stiamo migliorando. In più sono molto molto contento per Alex, che oggi ha esagerato, però insomma ne aveva bisogno e per 5 partite, 6 partite ha lavorato tanto per la squadra senza raccogliere i frutti, e adesso insomma che ha iniziato a,
ad andare a attaccare l'area con un po' più di convinzione, un po' più di cattiveria, pensando un po' meno a lavorare per la squadra, pensando un po' più a andare a far male all'avversario, che era quello di cui un po' avevamo parlato nelle settimane scorse. Dopo Muccioli non poteva essere altrimenti. È la volta dell'attaccante Bonaventura, autore di 4 gol, ben 6 marcature nelle ultime 2 giornate. È il suo momento, si è portato a casa anche il pallone firmato, autografato dai propri compagni di squadra, compreso anche il mister. Allora adesso devo ascoltare proprio Alex Bonaventura. Quando entri in una stanza d'albergo e chiudi la porta, sai che c'è un segreto, un lusso, una fantasia, c'è il comfort, c'è la rassicurazione. Tutto questo è Hotel Sombrero, ideale per tranquillità, relax e benessere, per vacanze speciali da condividere con tutta la famiglia al mare di Riva Azzurra. Posto sulla spiaggia con il mare a chilometro zero, l'Hotel Sombrero è dotato di 3 stelle con piscina riscaldata, idromassaggio, wifi in camera, parcheggio coperto e tante attenzioni per bambini e amici a 4 zampe. E se l'estate passa, noi vi aspettiamo per trascorrere il Capodanno, la Pasqua e organizzare comunioni. Hotel Sombrero, Viale Regina Margherita 44, a Riva Azzurra di Rimini. Info hotelsombrero.com. Sì, contento. Diciamo che questa settimana, una settimana fa, eravamo qui a, tra virgolette, piangerci addosso per un palo interno. E nel giro di 8-10 giorni è cambiato tutto. Però sapevo che il lavoro avrebbe pagato e sono contento perché, come ho detto la settimana scorsa, riesco a dare una mano ai miei compagni che mi hanno sopportato e supportato tutto questo tempo e sono contento per loro. Lavoriamo per questo, con lo staff, Marco in particolare, mi dà molti spunti, c'ho molto da imparare da giocatori così come ne avevo da Adrian l'anno scorso, quindi è una fortuna per noi. E devo cercare di migliorare e continuare a lavorare così. Sicuramente il primo è stato un bel gol, forse uno dei pochi che faccio così, quindi contento perché comunque ha permesso alla squadra di riportarsi in vantaggio dopo un inizio, tra virgolette, difficile, però da grande squadra abbiamo reagito e bene così. No, l'avevo fatto anche domenica a Villa Biagio perché il gruppo è composto da 25-27 giocatori, quindi è giusto anche che quelli che in quel momento non stanno giocando godano con noi delle nostre gioie, così come mi sono stati vicini nei momenti difficili. Dovrebbe essere una botta, adesso valutiamo domani perché comunque adesso è presto. Teoricamente è una botta, speriamo così, dai. Siamo usciti solo per precauzione. No, vabbè. Domenica non c'era il dottore, quindi abbiamo dovuto cambiare strategia, abbiamo dovuto prendere solo delle gocce. Oggi invece avevamo la fortuna di avere il dottore qua in casa e direi che adesso ha portato bene, quindi non può mancare. L'inizio di campionato di solito per me è sempre un po' faticoso, soprattutto a livello fisico. Avendo 80 kg da portare ci metto un pochino a smaltirli. Poi siamo tornati, diciamo, al modulo dell'anno scorso che conosciamo bene e quindi ho ritrovato un po' i miei spazi. Però sicuramente devo ringraziare i miei compagni perché anche quando non segnavo erano i primi comunque a mettermi carica. E io cercavo di mettermi a disposizione loro, come ho sempre fatto, e quindi sono contento di questo. Ripeto, siamo un grande gruppo e mi hanno aiutato prima e adesso tocca a me aiutare loro. Comunico ufficialmente che sei il quinto marcatore della storia del mondo. No, è una soddisfazione enorme, ecco. Diciamo che quelli che mi sono davanti hanno fatto anche dei campionati molto più importanti, però è motivo di orgoglio, ma allo stesso tempo è motivo per continuare a lavorare così. Il mister ci chiede spesso di stare in diagonale, soprattutto i due attaccanti, quindi io e Ambro la proviamo spesso, come è successo anche domenica con Scottino, che poi ha tirato lui, solo che avevo visto che Giorgio poteva essere libero perché i loro terzini stringevano parecchio, quindi ho chiamato la palla ad Ale e poi l'ho lasciata passare. Di conseguenza il mister, come ti ho detto, ci chiede sempre di andare ad attaccare il portiere, può capitare che gli scappa. E non è piaciuta la sconfitta rimediata al Neri, al tecnico del Carpaneto Rossini, che in 40 secondi si è voluto giustificare dicendo e assumendosi tutta la responsabilità per la cinquina rimediata. Allora andiamo ad ascoltare proprio lui e anche l'ingresso in campo di Alberto Giua, che debutta così in Serie D, le emozioni da parte del difensore biancorosso. Mamma!
mamma, voglio andare al Mucho Mas. Mucho Mas è il nuovo Risto Family di Rimini, dove puoi gustare ottimi piatti e rilassarti mentre i tuoi bambini giocano. Ti aspettano prelibatezze maremonti, dolci fatti in casa, pizze speciali e classiche e menù per bimbi. Inoltre, animazione tutti i giorni con trucca bimbi, baby dance e palloncini, pacchetti compleanni all inclusive con saletta privata, menù a richiesta per gruppi, cene aziendali o di classe e ricorrenze speciali. Mucho Mas, la risposta alle tue esigenze. Gioca, ridi e gusta. Ci trovi in via Losanna 35 a Rimini. Info e prenotazioni anche con WhatsApp 335 47 54 57. E sei inutile stare qui a commentare una partita che non è stata una partita, mi vergogno di quello che abbiamo fatto, che la tua squadra ha fatto. Me ne assumo chiaramente tutte le responsabilità, perché io dico sempre che la squadra ha l'atteggiamento che viene trasmesso dall'allenatore. Quindi mi dovrò fare diverse domande. Prendo tutte le responsabilità, come ho detto, quindi è inutile stare qui a parlare di una partita che non c'è stata. Potrebbe stare qui a parlare di tecnica, tattica, è l'atteggiamento. L'atteggiamento non c'è stato e quindi la responsabilità è tutta mia. Grazie, buonasera. Sì, prima che finalmente. No, sì, erano otto giornate che aspettavo questo momento. Sono molto contento. Esordio in Serie D. Com'è andata? Ai primi minuti, diciamo, poteva andare meglio, poi sono rimasto concentrato sulla partita e sono andato un pochettino meglio, anche se potevo far molto di più, dai. Però come prima partita diciamo che sono contento. Sì, abbiamo giocato molto bene, pian piano stiamo crescendo sempre di più, stiamo giocando sempre molto meglio, quindi siamo contenti, non possiamo chiedere di meglio. Chi ti ha ringraziato che l'hai riportato sulla sua amata fascia sinistra? No, io e Andrea abbiamo un bellissimo rapporto, quindi lui è contento se io gioco e gioco bene, e io sono contento di conseguenza se lui gioca e gioca bene. Sì, speriamo, però lavoro in settimana sempre concentrato, quindi spero piano piano di conquistarmi sto posto da titolare. Vedi differenza fisicamente con la Serie D dell'Eccellenza? Ma in questo momento qua no, però ho giocato poco, quindi non posso dirti più di tanto. Ho giocato in Coppa, che di solito giocano quelli che hanno trovato meno spazio, e oggi che abbiamo vinto 5-2, quindi magari il livello era più o meno uguale, anche l'intensità. Magari, cioè, quindi non te lo so dire benissimo. Bene, rientriamo in studio, facciamo un piccolo break dando la linea alla pubblicità proprio per 60 secondi, poi rientriamo, ultima intervista del dopogara e passiamo a presentarvi il prossimo avversario del Rimini. Pubblicità. Ogni giorno 30.000 persone leggono altarimini.it. L'informazione in tempo reale su Rimini e provincia. Scarica l'app gratuita. RomagnaSport.com, il portale dello sportivo romagnolo, dove trovare tutto, ma proprio tutto, sul calcio dilettantistico, anche femminile. L'unico sito con tutti i risultati in tempo reale fino alle categorie minori. Le classifiche live, i commenti delle gare, le foto e le sintesi video degli incontri. E se vuoi, puoi interagire anche tu. Registrati e verrai abilitato ad inserire il risultato in tempo reale della tua squadra. RomagnaSport.com, il calcio dilettantistico come non l'hai mai visto. Sono Fabio Giancarlo, titolare della DGF Fuori Italia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda, costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stand di pizza o stand di piada secondo il vostro uso, e griglia petrolavica e anche cuocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. Dopo la pubblicità andiamo ad ascoltare l'ultimo giocatore intervistato in sala stampa, ovvero Abdul Guebre, ancora una volta protagonista con la maglia biancorossa. Le sue impressioni. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbotta è il nostro motto, da sempre offriamo qualità. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, con ampio parcheggio esterno e isola per bambini.
info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Una cosa, quando ti sei presentato solo davanti al portiere, ti sei quasi fermato e abbiamo avuto la sensazione che tira, poi hai fatto un bellissimo gol. Ma hai pensato lì un attimo a dove vuoi metterla? Sei presente? Sì, più che altro ho fatto un respiro, poi ho tirato e per fortuna ho fatto gol, capito? Non ho pensato dove tirarla perché da lì era un po' difficile sbagliare, quindi ho fatto un respiro e ho calciato in porta e ho segnato. Un bel ritorno dopo la squalifica. Sì, sì, posso dire che è veramente un bel ritorno, abbiamo vinto da squadra. Abbiamo fatto una grande partita, il bomber è tornato ad essere il bomber, quello che conosco. Sono tanto contento per lui, sono tanto contento per la squadra perché stiamo migliorando un sacco e penso che tutti lo possiate vedere. Prima ci criticavano così cosa, ma ora penso che stiamo facendo vedere quello che siamo e spero che continueremo così perché questi siamo noi e possiamo solo migliorare, tutto qui. Come hai visto l'episodio del rigore? Quello? Il secondo? Vabbè, sì. Non l'aveva toccato esattamente, ma l'arbitro gli faceva fatica a vederlo, quello si è buttato e ha fischiato. Quindi quando fischia l'arbitro non ci si può più fare niente, capito? Appunto, al di là della spinta che rimane quella, stai crescendo molto anche in fase di copertura, giochi di più con la squadra? Beh, sì, per forza. sì, il mister vuole, cioè, mi vuole lì, vuole che faccio quello e io faccio quello che dice il mister alla fine. La Samorese è una squadra tosta, sarà il prossimo avversario del Rimini, guidata in panchina da Stefano Protti. Andiamo a scoprire nel dettaglio proprio la formazione giallorossa. Sapucci, Azzolini, Pieri, Brolli, Rossini, solo per citarne alcuni degli ex Rimini che compongono la formazione giallorossa della Sammaurese che dopo lo spareggio perso con di Folli qualche anno fa contro la Ribelle si è ripresa la Serie D di prepotenza, guidata, suo allenatore Stefano Protti, uno che di certo non le manda a dire. Ottimo campionato quello dello scorso anno contro corazzate importanti come Vastese, Capobasso, Matelica, Fermane della vicina San Marino, tanto per dirne alcune, eppure la Sammaurese ha dimostrato di essere una società attrezzata per militare in questa serie. Le difficoltà accorse nell'attuale torneo non rispecchiano la classifica attuale dei giallorossi che in alcune circostanze si sono dovuti arrendere alla sfortuna che spesso accosta il pallone. Bonandi al momento con due gol è il miglior marcatore della squadra, rosa che si avvale di un'età media attorno ai 20,5 anni. Solo due vittorie al momento, due pareggi e 5 sconfitte, si segna con i contagocce, solo 5 le reti in entrata nella porta avversa mentre quelle subite sono state ben 7, si viaggia a una media di 0,6 gol a partita. Squadra anche questa molto tosta con ben 16 ammonizioni rimediate nelle prime 9 gare, ma occorre dire che ci sono state però zero espulsioni. Il 15° posto in classifica, come detto, è sicuramente, stando alle statistiche vissute nella precedente stagione, un dato che lascia la mare in bocca a una dirigenza che ha fatto notevoli sacrifici per arrivare dov'è e che punta decisamente a salvare la categoria. La sconfitta col Fiorenzuola lascia qualche perplessità, ancora di più quella del penultimo turno contro il Sansepolcro. Ultime due partite per la Samorese con due sconfitte rimediate di misura per una rete a zero. Abbiamo proprio le immagini dell'ultimo match disputato dalla formazione di Protti contro il Fiorenzuola, perso per l'appunto per una rete a zero. La sintesi.
Al ristorante Pizzeria Al Gufo ti aspettano a pranzo e a cena i sapori della tradizione italiana. Al Gufo si possono assaporare menù di carne e pesce, ottimi vini e una pizza altamente digeribile grazie alla lunga lievitazione naturale con impasto anche al camut e 7 cereali. Poi la tipica cucina romagnola con la pasta fatta in casa. Mmm, che bontà! L'accoglienza e l'eleganza del locale mostra riguardo per tutti i tipi di clientela, ideale per organizzare cene aziendali. La cucina e la pizzeria lavorano anche da asporto, mentre su prenotazione menù di crudità e per celiaci. Ristorante Al Gufo, via Losanna 44, Miramare di Rimini, di fronte all'aeroporto Fellini. Una vittoria sudata, sofferta e per questo ancor più pesante. Il Fiorenzuola non rallenta la propria marcia incredibile nel campionato di Serie D e oggi, nel turno infrasettimanale, ha regolato con un secco 1-0 una coriacea ma modesta San Maurese, che però nel finale ha rischiato di rimettere in piedi la gara, fermata soltanto da un Vagge in versione saracinesca. Primo tempo disputato su ritmi altissimi, ma emozioni che arrivano con il contagocce. Le opportunità migliori sono comunque piacentine, con Bigotto che al quindicesimo va ad un passo dall'1-0. Fiorenzuola che paga la giornata di scarsa vena di Mazzotti in mezzo al campo, con Bosio che riceve rari rifornimenti. Alla mezz'ora però proprio il centravanti ha sul destro il pallone da non sciupare, diagonale appena alato. Nel finale, dopo la punizione al veleno di Mazzotti, respinta dal portiere toscano, è Vagge ad entrare in scena fermando così Yoga. Secondo tempo e Fiorenzuola che fatica ancora di più a trovare spazi. San Maurese che sfiora il gol dopo soli 3 minuti. Ma a questo punto è Dionisi con i suoi cambi a rivoltare il match in proprio favore. Dentro Marra che dopo alcune ficcanti discese sulla destra, al 22esimo grifa quello che sarà il gol partita grazie all'assist al bacio di Bigotto. Finale in sofferenza con la San Maurese che chiama in causa Vagge dalla distanza, ma non solo. Le parate del giovane portiere in pieno recupero valgono quanto un gol e la vetta, anche grazie a lui, rimane distante un solo punto. Con la grafica del nostro Stefano Papini andiamo a vedere subito il prossimo turno nel completo: Colligiana, Aquila, Montevarchi, Forlì, Castelvetro, Imolese, Sporting, Trestina, Lentigione, Sansepolcro, Mezzolara, Romagna Centro. Le nostre telecamere saranno ovviamente sulla sfida tra San Maurice e Rimini, San Giovannese, Fiorenzuola, Tutto Cuoio, Sasso Marconi, Vigor, Carpaneto, Correggese. Completo il turno: Villa Biagio, Pianese. Sportup termina qui, vi ricordo i prossimi appuntamenti: lunedì sera a partire dalle ore 19.55 con Calcio di Rigore, la trasmissione dedicata al calcio locale dall'eccellenza romagnola alla prima categoria Romagna, con una finestra sulla promozione marchigiana, e poi tutto su Rimini Calcio in Sportup a partire dalle ore 20.45. A Daniele Emanuelli è veramente tutto, a voi tutti una più cordiale buona serata. Sì, facciamo gli auguri al Rimini Calcio, dai. Facciamo gli auguri al Rimini Calcio, ma soprattutto se volete seguire il Rimini Calcio dovete vedere la trasmissione Sport Up. Ciao Rimini Calcio, in bocca al lupo. E allora, e andiamo ragazzi.